Siamo qui al Museo del Fumetto di Cosenza in occasione della 15ª edizione del Festival del Fumetto. Oggi, domenica 4 dicembre, ultimo dei tre giorni in cui si sono radunati numerosi cosplayer, numerosi fumettisti e anche personalità di spicco del settore. È stata una bella iniziativa creare questo evento, soprattutto uscendo da un periodo abbastanza ostico, quello della pandemia. È la mia prima volta qui al Festival del Fumetto, le Strade del Paesaggio, e ho deciso di portare il cosplay di Aragorn, del Signore degli Anelli. Il fatto che anche un non amante della serie ti venga a fermare anche per farsi una foto, una cosa a cui non siamo più abituati, visto il periodo da cui siamo usciti. È una bella iniziativa, questo festival dà un certo calore, quindi ci divertiamo e coltiviamo la nostra passione, insomma il nostro amore per il cosplay. Videogioco, un fumetto o anche un film, l'importante è avere la passione e fare i cosplay. In fondo dai, dopo 2 anni di reclusione si è ripartiti bene. Un'iniziativa molto, molto carina, particolare diciamo rispetto alle altre, orientata all'arte, all'aspetto artistico, più che la classica fiera con oggetti, che qui è un po' un aspetto che passa in secondo piano. Questi giorni sono stati molto interessanti, soprattutto ieri con ospiti come il Baffogram. C'è tanto, tanto da vedere, tante belle illustrazioni di tanti stili e tanti metodi diversi. Per un artista è anche una bella gioia vedere questi tipi di prodotti.